Se si decide di lavorare con gli acquerelli, la prima cosa è utilizzare la carta giusta. La carta e l'acquerello sono in comunione e il supporto cartaceo è indispensabile per lavorare con questa tecnica. La tecnica che in qualche modo è antichissima, ma diciamo parte dall'Ottocento, sono gli acquarellisti inglesi, quello più conosciuto è Turner. E quindi il sapere usare i materiali giusti per ottenere gli effetti tipici dell'acquerello oppure sperimentare con la tecnica dell'acquerello è indispensabile. Io utilizzo colori Winsor & Newton e la carta Arch perché sono i migliori in questo campo. Di solito uso la carta pressata a freddo, quella un po' più ruvida, per ottenere degli effetti materici, perché almeno per quanto mi riguarda l'acquerello deve essere materico. Sì, lavorare sulle velature, sulla trasparenza, però la materia è fondamentale. Per questo uso anche dei medium. I medium come la granulazione, oppure l'acquapaste, o per esempio la mascheratura, il lattice per la mascheratura. In questo caso la Winsor offre varie possibilità. Poi si possono integrare anche con materiali antichi, no? Con materiali da bottega, quelli più artigianali. Per ottenere degli effetti pittorici non utilizzo la matita, ma cerco di incidere, di progettare il disegno con delle punte, ok? Quindi il disegno adesso io lo sto impostando, almeno per le linee principali. Ho in testa già un soggetto, ovviamente, quindi sto impostando sicuramente la figura centrale e poi sto creando degli effetti per i boschi, gli alberi, la natura, le rocce, utilizzando sia la punta e sia delle abrasioni che faranno da supporto al colore. Sto utilizzando la punta di un compasso. L'importante è cercare di creare dei solchi come se fosse un'incisione sul foglio. Questo lavoro deve essere fatto sulla carta a secco, che altrimenti la carta umida o bagnata con la punta si rovinerebbe. Uso la Arch perché valorizza il colore, ha una resistenza incredibile e riesce a resistere anche appunto alle incisioni. Quindi la Arch o pressata a freddo per la carta ruvida o pressata a caldo per quella satinata è perfetta per questo tipo di elaborato. Avendo un abbozzo e i tagli che mi servono per cominciare il lavoro, comincio subito con inumidire la carta. Poi mascherare alcuni punti del disegno che non devono essere per il momento colorati, e anche qui il fluido mascherante della Winsor è perfetto perché si asciuga abbastanza presto. È ovvio che è indispensabile un progetto mentale, nel senso che so dove mettere il mascherante per poi riutilizzarlo in seguito. Per il mascherante di solito si usano pennelli di setola che poi magari non utilizzi più perché si possono lavare con l'acqua raggia, ma è meglio non usare i pennelli di martora, perché comunque un po' il liquido rimane attaccato, quindi usiamo dei pennelli sintetici. L'utilizzo di questi materiali va tarato nella maniera giusta, perché sennò si rischia di fare degli effetti fini a se stessi, quindi evitare degli effetti un po' scontati, un po' kitsch, ecco, perché parliamo sempre di qualcosa che ha a che fare con l'estetica. Il mascherante della Winsor, l'Art Masking Fluid, mi consente un'essiccazione di 5 minuti, per cui in poco tempo posso passare il colore o l'acqua su, appunto, sul fluido mascherante. La prima cosa che faccio è quella di trovare una tinta di base che accordi tutto il lavoro e inumidire la carta con varie gradazioni. Ho scelto il grigio, facciamo una situazione un po', come posso dire, un fantasy un po' plumbeo, no? Con colori lividi, un qualcosa che ricorda un po' il cinema. Ecco, io faccio spesso riferimento al cinema per questo tipo di illustrazioni. E quindi, prima di tutto, è
la quantità di acqua e come devo diluire. Ecco, in questo caso l'utilizzo dei tubetti è indispensabile, perché questo lavoro con la pennellessa e con le lavature non si può fare con le pasticche. Utilizzo un nero e un bianco di china, che è un bianco trasparente, che non è coprente, quindi rimane sempre il fatto che per il massimo della luce devo usare il bianco della carta, ma lo trovo anche giusto perché è una caratteristica dell'acquerello. Quindi stendo questa prima base di colore e sulla carta che era già stata inumidita, però aumentando l'intensità dell'acqua. Uno dei fattori di incidere la carta è che passandoci il colore emerge un qualcosa di molto simile al disegno, sempre per il discorso che dicevamo che il colore si insinua tra i solchi, eccetera, eccetera. Questo di incidere sulla carta è anche un modo per andare verso delle suggestioni evocative, cioè escludendo le forme chiuse. Quindi il disegno è più pittorico e anche più materico. Di solito la matita tende più a definire le forme, a chiuderle le forme. Quindi in questo caso preferisco mantenere questo aspetto non troppo predefinito. L'umidità è estesa in maniera uniforme sul foglio, però in alcuni punti, per esempio in questo lavoro, ho intenzione di creare un effetto nebbia con una montagna o un castello che emerge appunto dalla nebbia e dalla profondità alla lontananza. Quindi ribagno il punto dove voglio inserire questo elemento, cambio pennello perché devo essere più preciso. Ecco, ribagnare la carta significa poterci rintervenire in maniera pittorica e vaporosa successivamente, tenendo sotto controllo il colore. Quindi adesso il bagnato che ho creato soltanto nel punto centrale mi serve per trasmettere un effetto più aperto, più pittorico. Perché il segreto dell'acquerello è che il colore va dove acqua c'è, è l'acqua che trasmette il colore sul foglio. Quindi la sapienza dell'acquerellista è quella di sapere dove lasciare la carta asciutta per non trattenere o per in qualche modo assorbire il colore. Di solito quando il soggetto è più espressivo, più cupo, con atmosfere che vanno dal fantasy al dark, utilizzo i grigi, specialmente il grigio di Pine, mentre nelle versioni più solari utilizzo soltanto colori caldi, quindi l'ocra, il giallo, l'arancio, eccetera. Ovviamente per dosare questo discorso che avevamo già detto prima, carta umida o carta asciutta o carta bagnata, si usano degli stracci oppure lo scottex e servono per limitare il colore oppure creare delle tamponature. Le tamponature sono importanti, si possono usare anche delle spugne, sempre perché la cifra stilistica è legata anche poi alla tecnica, per cui se uno cerca le trasparenze, le velature, tutto questo lavoro legato alla materia, all'incisione, ai medium, eccetera, non serve. Però in questo caso è importante cercare di contenere il colore come se uno stesse dipingendo una tela, quindi stracci oppure spugnette o tamponi vari
possono servire per limitare l'acqua, il colore, oppure creare degli effetti di texture varie. Vedete che per esempio le incisioni già stanno uscendo fuori e per esempio mi creano sicuramente un supporto per creare in maniera informale e fintamente casuale la foresta alle spalle del cavaliere, mi definiscono il disegno senza averlo disegnato e poi, avendo mascherato il personaggio, mi consentono di mettere un colore molto scuro per poi farlo risaltare. Io utilizzo i Winsor & Newton extra fini perché hanno più pigmento dentro. Quindi usando i colori a corpo e cercando di farli interagire con l'acqua, i colori sono molto più potenti e in qualche modo anche leggermente più coprenti. Quindi uso questo tipo di colore per eliminare l'eccessiva leggerezza che di solito dà l'acquerello. L'idea è quella di fare una trasparenza su un bacino d'acqua. L'illustrazione è un po' ispirata dai Cavalieri della Tavola Rotonda, tutta questa mitologia anglosassone sul re Artù, eccetera, quindi diciamo è la donna del lago. E quindi l'idea è quella di lavorare sul riflesso dell'acqua, il riflesso del cavaliere sull'acqua che in maniera evocativa aspetta un evento. E quindi qui diventa la tecnica del bagnato, nel senso che veramente l'acqua viene utilizzata come elemento che faccia esplodere il colore. E qui vi devo essere veloce perché altrimenti l'arce l'assorbe e non viene più l'effetto voluto. Grigio di pine per le fioriture. Le fioriture sono delle esplosioni con il colore che io metto in evidenza anche con la granulazione della Winsor che metterò un po' nel colore. Per rendere la superficie più interessante. Vedete com'è indispensabile con questo tipo di tecnica mascherare il disegno, perché altrimenti lavorando in questo modo non puoi ottenere una certa precisione, insomma, almeno quella indispensabile. Ho sparso con dei grani di sale il colore immerso nell'acqua in modo che una volta che si sarà sciolto creerà superficie molto interessanti e metterà in evidenza appunto le fioriture che noi dicevamo prima. Adesso ovviamente la base del lavoro è impostato e è indispensabile creare un minimo di definizione, cioè cercare di rendere meno casuale il lavoro. Quindi cambio completamente pennelli e cerco di essere più dettagliato, però preoccupandomi di quello che è rimasto di umido sulla carta, perché altrimenti vengono degli effetti non voluti. Questo è un discorso importante perché per ottenere, per tenere sotto controllo il colore senza che spanda troppo, mi va bene questo tipo di umidità. Se ovviamente voglio ottenere una definizione più chirurgica, in modo di poter disegnare dei dettagli anche minimali, devo aspettare che la carta sia completamente asciutta. Quindi questo dipende da me, cioè se trattare la carta e il colore mantenendo una certa vaporosità, una situazione di non definito, un'impressione del colore, lascio la carta umida. Se devo andare invece nel dettaglio minimo, è obbligatorio che la carta sia asciutta. Sempre torniamo alla mascheratura che serve per quello, per accorciare anche i tempi, perché si può fare anche il giorno dopo questo lavoro. Però di solito gli acquerelli è importante vivere il momento, cioè l'attimo.
lavorare anche con la creatività e l'ispirazione del momento, rischiando anche poi magari di fare un flop e non riuscire, cioè buttare il lavoro che hai fatto. Però è fondamentale la freschezza. Cioè, creare delle situazioni, delle forme come se fossero casuali. E almeno questo è il mio punto di vista. Secondo me, quello che ha evoluto in maniera straordinaria la tecnica dell'acquarello è Turner, perché sperimentava, perché la utilizzava con tecniche miste, alcune volte mischiava l'acquarello anche con l'olio, eccetera, e poi aveva proprio il bisogno di creare degli effetti di luce. Secondo me ha anticipato anche l'impressionismo, se vogliamo. E quindi l'acquarello era la tecnica adatta per questo tipo di ricerca. Quindi per me Turner, poi ovviamente per chi ama l'illustrazione, penso che Dulac e Arthur Rackham siano veramente, sono diciamo tra i primi illustratori inglesi, quelli che hanno illustrato i libri di Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, o i libri illustrati sulle commedie di Shakespeare, cioè La Tempesta, eccetera, siano quelli che in pratica hanno preso dalla pittura la tecnica dell'acquarello e in qualche modo l'hanno riconvertita per quanto riguarda l'illustrazione. Per quanto riguarda gli artisti moderni, prendiamo Ugo Pratt o Carlos Nine, che erano dei veri maestri per quanto riguarda l'acquerello. Il discorso del sale o della granulazione è legato anche ad alcuni pigmenti, perché alcuni pigmenti, se uno lo usa sul giallo non vedrai mai niente, ma se uno lo usa sulle terre oppure sul grigio di pine, sui grigi eccetera, ottieni degli effetti interessanti. Il lavoro è ancora molto molto informale e quindi a questo punto uno cerca di far riposare un po' l'elaborato, facendo asciugare alcuni punti, vedendo un po' gli effetti, per esempio ottenuti con il sale sul grigio di pine, se sono soddisfacenti, cercando di far asciugare un po' tutta la carta, e in questo caso la arch è veramente irraggiungibile, e poi cominci a definire con i colori a corpo. Che significa utilizzare i colori a corpo? Significa utilizzare l'acquerello non diluendolo troppo. Nell'acquerello c'è la gomma arabica, quindi ha questo aspetto gommoso che a me piace molto. La gomma arabica si può usare anche per altre cose, per esempio per ottenere il colore più vischioso, eccetera. Ma in questo caso, almeno per quanto mi riguarda,
non serve. Comunque lo abbiamo dentro il colore, il legante della gomma arabica, e se il colore è usato in maniera, diciamo, consistente, senza diluirlo troppo con l'acqua, usandolo a corpo, cominciamo ad ottenere degli effetti molto più pittorici, molto più materici, e cerchiamo di delineare meglio le forme, sempre mantenendo questo aspetto impressionista, insomma, no? Che per me in questo caso è più che altro cinematografico, perché abbiamo, ripetiamo, insomma, l'intento è quello di creare la suggestione della figura nel paesaggio. Quindi il colore a corpo è sicuramente in questa fase molto utile per rendere più plausibile l'impostazione del dipinto. Io sto cercando di mettere anche insieme più tecniche possibili, visto che è una dimostrazione. Il colore a corpo si può utilizzare anche con delle abrasioni, cioè con il pennello a secco, ok? Quindi, per esempio, qui la carta è abbastanza asciutta, il colore che vi dicevo con il pennello a secco ti consente di mettere in evidenza le abrasioni che abbiamo fatto in precedenza e di sistemare un po' le cose. In questi lavori, per dargli una validità tra virgolette artistica, non bisogna basarsi sull'effetto gratuito, ma è l'effetto o la tecnica in funzione del progetto concettuale e mentale che uno sta cercando di realizzare. Mantenendo quello che tu ritieni di casuale e importante, cioè quello che ti è venuto, per esempio questa macchia qui mi piace molto e la lascio, sembra una nuvola sulla montagna, alcune cose invece che mi piacciono di meno cerco di correggerle, sempre utilizzando l'acqua, che è l'elemento di trasmissione del colore perfetto per l'acquerello. Vedete che il colore a corpo mi dà anche la possibilità di ombreggiare. In alcuni punti dove la carta è ancora umida, il colore si spande. Dove la carta io l'ho asciugata oppure si sta asciugando, il colore materico mi consente di definire meglio le forme, vedete? I miei acquerelli non sono gli acquerelli di Tokigno, delicati, trasparenti, solari. Sono degli acquerelli che tendono molto alla pittura materica, la pittura informale. Questo è un umile consiglio per tutti quelli che vogliono fare illustrazione: un'occhiatina alla pittura non fa male. Le due cose sono legate. Questo anche per chi usa il computer. Le tecniche manuali sono indispensabili per chi usa Photoshop. In questo momento, ovviamente, i pennelli sono pennelli tondi e di piccole dimensioni. Più vado avanti, più diventeranno piccoli i pennelli. Io utilizzo dei pennelli piatti per le lavature, anche molto grandi in alcuni casi, qualche volta anche dei pennelli giapponesi, però di solito soltanto pennelli grandi per ottenere appunto delle ampie campiture di colore. E man mano che il lavoro va avanti, si usano i pennelli di martora, qualche volta anche per delle definizioni più accurate dei pennelli sintetici che sono più duri, ma i pennelli di martora, sempre più piccoli, servono per definire. Ora, a questo punto, per quanto riguarda l'impostazione di base, il lavoro è pronto per essere definito e la prima cosa che faccio, avendo anche la carta asciugata in qualche modo, è quello di togliere il lattice. Io consiglio una cosa, il lattice di toglierlo non completamente, perché si possono ottenere degli effetti tipo frottage, che è un termine che è legato alla pittura, un po' delle cose che faceva Max Ernst nei suoi quadri surrealisti, oppure se vogliamo alcuni simbolisti, eccetera, per rendere più spettrale la figura. Anche questa è una scelta dettata da delle esigenze, diciamo così, letterarie. Ecco, una cosa che ha sicuramente l'illustrazione, così come il fumetto, che è molto più vicina alla letteratura che al mondo dell'immagine, della pittura, racconta, descrive. Questo mi consente di avere una carta completamente pulita dal colore, dove ci posso lavorare a secco con le velature, con il colore molto più preciso, quasi a corpo, eccetera,
se voglio posso disegnare anche dei dettagli molto descrittivi o mantenere anche questo aspetto spettrale. Per i riflessi sull'acqua toglierò quasi completamente la mascheratura. Vedete che in alcuni punti questo effetto sgranato mi dà una sensazione positiva, per cui sicuramente lo lascerò. Anche se il colore non è bianco ma giallastro, però lo ritengo interessante. E nelle parti dove ho tolto il lattice posso lavorarci con il colore puro. È importante nell'acquerello avere sempre l'acqua pulita quando serve e stendere, questo è fondamentale, stendere il colore con il pennello pulito, cioè utilizzare il colore prendendolo dalla tavolozza, mettendolo sul supporto e poi stenderlo con il pennello pulito. Un elemento di colore brillante per far risaltare la figura, che ha questo aspetto spettrale ma deve anche diventare il punto centrale dell'opera. L'utilizzo del bianco di china secondo me è fondamentale nella tecnica dell'acquarello prestata all'illustrazione, perché non è coprente ma rende i colori più pastello, più morbidi. Per esempio in questo punto mi serve che il colore sia in qualche modo più pittorico, per cui ribagno la carta perché non voglio una definizione troppo precisa. E qui torniamo alle cose che abbiamo detto precedentemente, cioè che le tecniche del bagnato, dell'asciutto e dell'umido possono essere usate contemporaneamente. Lo stesso discorso vale per i riflessi sull'acqua. Cambiando però pennello, in modo di poter utilizzare delle ampie pennellate, scegliendo un colore che sia accordato con il resto. Vedete, per esempio, in questo caso il sale e la granulazione hanno fatto il loro effetto perché si sono sciolti nel colore e hanno creato degli effetti molto acquatici ma anche interessanti proprio come texture. E quindi, per concludere in qualche modo il lavoro, si possono definire i riflessi sull'acqua, si possono anche riprendere i riflessi del cavaliere. Se vogliamo che il colore si amalgami con il colore sotto, dobbiamo ribagnare la carta. Per questo è indispensabile che il supporto cartaceo sia di alta qualità. Nell'acquarello è indispensabile, perché se usavamo una carta con minori pregi, a quest'ora si sarebbe sicuramente logorata. Qualche riflesso sull'acqua che riprende il colore del cavaliere. Nell'illustrazione o nella pittura è importante usare le mani, lo so che è una cosa antica, però secondo me le dita hanno una sensibilità maggiore ad ogni pennello. E poi, per chiudere, usiamo un pennello più grande che unisce quello che abbiamo fatto. E voilà! Possiamo dire il lavoro parzialmente concluso, anche perché l'acquerello poi il giorno dopo, quando la carta si sarà asciugata completamente, si possono fare dei ritocchi, pochi, perché questa freschezza e questa immediatezza è fondamentale per questo tipo di tecnica.